Buongiorno a tutti. Siamo in un posto un po' diverso, sentite il rumore. Siamo a Rioveggio con Tommaso Benni, ragazzino, ormai ragazzone, perché ormai ha 20, fra poco 23 anni, che corre col kart KZ 125 a marce raffreddato a liquido. Io quello che potevo dire è questo, dopo ci spiegherà meglio lui. Adesso sta montando il motore perché il kart manca tutto ancora, dovrebbe essere questa parte, il motore, marmitta e tutto. Poi Tommy ci farà vedere come si guida, a me mi farà fare qualche giro solo per provare l'emozione. Vedremo la differenza di come guido io per la prima volta e come guida lui qua a Rioveggio. È un kartodromo molto semplice, un po' abbandonato dalle gare, però alla fine è vicino a casa, 30 minuti da dove abitiamo, e vediamo un po' come andrà. Allora, siamo durante il montaggio del motore. Davide sta montando il motore, Tommy sta facendo benzina, miscela. I vecchi tempi, l'imbuto con l'imbuto, la calca e... ma non serve la roba nuova, bisogna... Vintage. Guarda, roba bella vintage. Però è rosso questo qua, cos'è? È senza piombo. Senza piombo, quella speciale. Che benzina è, quindi? Benzina normale, 95 ottani. Banale. È l'Agip. Quella dell'Agip. Dell'Agip. Proprio solo Agip. Quella che potete comprare anche voi quando volete. Da quindi, casa. Da casa, direttamente. Rapporto di miscela, quanto olio hai messo? 5%. Beh, buono. Io in scooter giravo al 2,5, quindi tutta un'altra cosa. Dimmi in poche parole, Tommy, che carta è questo? È un Birelart CRY S11 del 2020. Ok. Quindi è di un anno fa. Fresco. E poi? Motore? Motore Zeta R1. Potenza? Potenza sui 48 cavalli. 48. E peso? 47, dimmi il peso del kart. Allora, il peso del go-kart con me sopra siamo a 175 kg. 175 con 48 cavalli. Solo go-kart. Fate due rapporti, fate un po' di matematica e vedete il rapporto peso-potenza. Allora, è il mio momento, quindi che devo partire, tiro la frizione, tengo la prima, lascio la frizione e metto la seconda, indietro. In tutto questo, un po' di gas, poco, altrimenti ti cappotto. Io sono già preoccupato per partire. Allora, adesso vediamo la differenza di come ho guidato io. E adesso invece vediamo come guidava Tommy. La visuale è diversa, ma un poco capirete la differenza. Fatto il mio turno di prova e sotto shock ero, infatti ho fatto a un certo punto, metterla a terza, ho messo, no, dovevo metterla a quarta, ho messo la seconda. Un attimo, i primi due giri ero completamente, cioè, arriva,
gestisci sto kart che è una potenza assurda. Curva, cambia, frena, ricambia, scala. Cioè non capivo più niente, poi devi cambiare in curva, tenere il volante con una mano, cioè. Vabbè, però quei pochi giri che ho fatto, dopo ho iniziato a capire, è bellissimo, ho preso 6 secondi da Tommy, perfetti. Lui è mezzo professionista, io sono un coglione, però sono senza parole, cioè la gente dice sì, giro in kart, kart a noleggio, cose così. È una cosa che non c'entra niente, soprattutto questi qua. KZ sono gli ultimi kart che si usano prima di iniziare a correre in Formula 1, 2, 3, 7, 4. Quindi cioè, per capire veramente cos'è una Formula 1 bisogna provare un kart del genere. Spero di poterlo rifare, magari a fare qualche giro in più. Oggi dobbiamo fare i loro test, le loro prove, così. E boh, spero vi piaccia il video e buon Ferragosto a tutti.